questo momento entrano per il porto di San Nicolò, passano attraverso il canale della Giudecca, passando obbligatoriamente davanti alla piazza di San Marco e attraccano dentro in porto. Dal 1 agosto, invece, il panorama di Venezia non avrà più barriere. Il bacino di San Marco e il canale della Giudecca diventano monumento nazionale. Dopo anni di polemiche e scontri, il governo ha deciso stop alle grandi navi nel cuore della città. Le compagnie da anni richiedono di non passare più per la Giudecca, lo chiedono con forza, non vogliono passare dalla Giudecca. Puntualizzato questo, nell'immediato per gli armatori il decreto prevede compensazioni e verranno poi stanziati 157 milioni per realizzare gli approdi temporanei nell'area di Marghera. Esistono banchine già oggi che possono essere adottate per poter ricevere le navi da crociera nel fine settimana, in più ci sono delle banchine libere che richiedono qualche anno di intervento in più. Servono però, chiede Federlogistica, poteri sul modello Genova per avere certezze sui tempi. Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi. Avevano protestato anche il mese scorso, quando le crociere erano tornate per la prima volta dopo la pandemia. Oggi si sentono tra i grandi vincitori. Che guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Molto soddisfatto il comitato No Grandi Navi per la scelta del governo e per Marghera, che non considerano realizzabile, fanno affidamento sulla necessità di ricorrere alla valutazione di impatto ambientale. Che impatto reale hanno le crociere sul mondo turistico veneziano? Sono 5.000 lavoratori, 5.000 famiglie che ci vivono direttamente, ma poi c'è tutto l'indotto. Per gli albergatori quello individuato dal governo è il giusto compromesso. Saper organizzare il mondo crocieristico è una sfida per Venezia, ma sono sicuro che riusciremo a vincere questa sfida. Vorremmo una città con più lavori, quindi una città che tenesse insieme il turismo con la produzione e con la manifattura. L'impatto dei cambiamenti potrebbe mettere in discussione sia l'uno che l'altro. Bisognerà discutere qual è invece la soluzione definitiva, che però non può essere né lo spostamento su Ravenna né lo spostamento su Trieste. Venezia è inverosimile più di ogni altra città. Per la soluzione finale, gli approdi fuori laguna, è stato lanciato un bando di idee. La battaglia nei prossimi mesi sarà sugli approdi temporanei a Marghera. Nell'immediato, di certo, una data e una decisione. Da domenica 1 agosto, orizzonte libero davanti Piazza San Marco. Tutta la bellezza se ne va in un canto.